Io ve lo dico andando là, al di là di questo passo, credo che non abbiamo nessun interesse, che non speriamo niente da difendere, noi non abbiamo nessun previsore da difendere, i tre interessi. Io il giorno che abbiamo votato, ci è stato indicato, disciplinatamente l'abbiamo votato, non è stato eletto, l'abbiamo preso alto, è finita l'altro partito, anche perché io sarei che sono d'accordo con Nando per quanto riguarda il sorteggio, perché sbagliato potresti ritrovare con tre revisori ma le prime esperienze che quello di caso significherebbe avere poi qualcosa di più posso capire se invece si va con la ricerca dei più grandi diciamo
se una persona è dotata di una mediocre intelligenza non si deve mai affezionare a una propria idea. E perché io ascolto gli interventi dei miei colleghi, io ritengo di poter fare ancora una volta mia, e spero di poter parlare anche a nome del consigliere Balsa in questo caso, la proposta che ha avanzato con, per quanto non l'ha condivido nel principio generale, ma preso un momento di difficoltà. Io ritengo che la proposta che fa il consigliere Dalla di procedere alla nomina dei revisori utilizzando un criterio condiviso, attenzione, condiviso dalle forze politiche di maggioranza e opposizione, ma l'idea di affidare al caso, laddove le regole siano chiare, la nomina di questo collegio, atteso le condizioni in cui ci troviamo, io penso di poterla condividere, sposare, e perché non si è stupidi, quindi non ci sono ancora delle norme, ma le si può cambiare. Ma come in questo caso io ritengo che sia condivisibile la posizione di Sinistra e Giunta. Sia chiaro, Leonardo, non è da questo e non è con questo che si fanno le rivoluzioni. Perché noi dobbiamo e abbiamo la necessità, noi insieme come opposizione, quelli che rimarranno, di fare la rivoluzione nel processo culturale che manca in questa assise generale. Mai, credo, Leonardo, mai ho pensato, ripeto, perché è importante questo, che Stefano Ferrando sia, non gli avrei mai dato questa dignità. Io penso che invece Stefano Ferrara sia oggi un uomo attaccato alla propria poltrona e che attraverso una strategia politica inesistente, attraverso, come diceva il consigliere Russo, dal primo giorno di questo mandato, arricchisce quotidianamente la sua maggioranza di uomini e donne. Questo è l'unico, diciamo, l'unica cosa che ha ben chiaro nel sindaco. Non si è da 2 anni discusso di un problema, nessuno di quelli che ha, ma nessuno di tanti altri che questa città ha bisogno di discutere. Vedete, poi sul giudizio della mia attività e del mio impegno politico, insomma, fatta essere, vedetelo, insomma, ma giudicate gli operati, di ben altri uomini che in questo comune hanno governato e hanno gestito l'ente da più anni di me. E uomini che poi hanno sindaco, io devo dire ancora una volta che importante, oggi fanno parte della tua squadra, chi nella consolidata maggioranza e chi probabilmente con qualche segnale di simpatia e di amicizia. Allora giudica l'operato degli altri, poi io quando vogliamo, ma non è interessato alla città, cosa potrà mai dire, insomma, di importante un consiglio cupo, diciamo, che prende una manciatella di cupo, rispetto a uno che ha fatto il sindaco, rispetto a uno che ha fatto, diciamo, l'amministratore da ben 3 consigliature prima di questo. Penso che c'è da dover parlare prima degli altri per arrivare a parlare dell'operato di un anno di amministrazione fine Giosuè De Rosa fatto dal consigliere Fuccio e di 24 mesi consigliere Fuccio come... Io mi ricordavo il suo nome adesso perché non è anche il suo massimo, ma siamo adesso in regola. Presidente, lei si ricorda solo quando intervengo all'improvviso. Non basteranno nemmeno le mie dichiarazioni di affetto costantemente fatte, mai, intesa, sottintesa, troppo parte, non è come comunale alla città, non potrà mai esserci, perché insomma è proprio un fatto di legge. Il discorso è questo, che Presidente, lei mi dovrà dare un rapporto su questo, se è giusto che giudichi il sindaco di suo operato, perché è stato un operato di suo